Abbiamo appena terminato la quarta edizione di Aspettando l'estate, un pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto per tutta la serata. Dopo aver fatto l'anno scorso Old Day della Spusa, quest'anno abbiamo cercato di esaltare il ballo bergamasco, della tradizione bergamasco. E per fare tutto questo abbiamo chiesto l'aiuto, ma io credo sarebbe meglio dire abbiamo chiesto la collaborazione perché siamo veri amici di questo gruppo storico, l'Arlecchino, il gruppo folkloristico Arlecchino di Bergamo, il quale ha dato sfoggio della sua bravura per tutta la serata. Inoltre un passaggio molto importante e anche emozionante è stato quando abbiamo chiamato la professoressa Renata Carissoni per dare una riconoscenza. Per il fatto di aver per molto tempo dedicato alla cultura attraverso libri. Infatti, il libro che abbiamo appena consegnato al gruppo folcloristico Arlecchino è proprio un lavoro suo, no? E poi c'è anche da dire che ha fatto molte altre cose, ha fatto l'assessore alla cultura, ma soprattutto ha lavorato anche all'archivio storico della parrocchia. E noi ci siamo sentiti in dovere di assegnare questo riconoscimento alla professoressa Renata Carissoni. E poi abbiamo terminato ancora alla grande il secondo tempo con canti all'insegna dell'allegria e della spensieratezza in un'alternanza tra i balli e canti. Quindi penso che chi è venuto a vedere abbia passato una serata serena e in allegria soprattutto. Noi siamo il gruppo folcloristico Arlecchino di Bergamo, nato nel 1949 dallo sposalizio di un amante del folklore, il cavaliere Alfonso Orlando, che poi fu ereditato dalla figlia Marisa. Adesso, purtroppo, la figlia è scomparsa, siamo un gruppo di amici che abbiamo preso in mano questo gruppo e cerchiamo di portare avanti le nostre tradizioni bergamasche. Partecipiamo alle varie feste, ai vari festival del folklore, cercando di portare in Italia e anche fuori dall'Italia quello che potrebbe essere il folklore bergamasco, una cosa che ormai pian pianino si sta dimenticando. Come potete vedere, questa sera ci troviamo qui nel bel paese di Parre, invitati dai nostri amici dell'associazione Costume de Parre. E faremo la nostra esibizione, il nostro repertorio di balli e di canti proprio per ricordare quelle che erano le nostre tradizioni, i nostri usi e i nostri costumi. Per cui ringraziamo i nostri amici di Parre che ci danno questa opportunità di poter far vedere anche altra gente che Bergamo ha ancora le sue tradizioni e può andare avanti.